Allora, siamo alla fine dell'anno scolastico e come di prassi solitamente ci sono un po' di fibrillazioni, diciamo, ecco. Questa volta le fibrillazioni sono determinate dal nuovo riassetto della popolazione scolastica nei plessi della città di Caltagirone, un riassetto che è stato ipotizzato dall'amministrazione comunale di Caltagirone, nello specifico l'assessore alla pubblica istruzione. Va bene, benvenuti alla signora Nancy Cusumano, al signor Giacomo Malfa e alla signora Daniela Cappella. Buonasera, buonasera, grazie di essere qui con noi. Sono genitori di ragazzi del plesso di via Gela, che fa parte ad oggi del plesso omnicomprensivo dell'Alessio Narbone. Alessio Narbone, che avete un peccato, che il vostro preside si chiama Franco Pignataro, che voglio dire, fa passare notti insonni, diciamo, a qualcuno, perché è indubbio che tutti gli riconoscono la capacità di dirigente e che dove arriva riesce. Nel suo lavoro gli riesce opportunamente, e devo dire che i genitori, che sono quelli che poi osservano in particolare come stanno e come vengono istruiti e gli ambienti che frequentano i propri figli, è chiaro che poi sono quelli che... Allora, tanto per capirci, l'amministrazione comunale ha riassettato, diciamo, ipoteticamente un nuovo riordino praticamente dei plessi scolastici di Caltagirone, addivenendo a una richiesta della Gobetti, della scuola Gobetti. Ecco, il plesso di via Gela, impredicato, secondo il nuovo riordine, l'amministrazione comunale lo accorpa al plesso della Gobetti, sottraendolo quindi alla gestione come quella odierna. Di quanti anni è che il plesso? Due anni. E in due anni tutto sto traffico. Sì, che già comunque... Ecco, quindi praticamente i genitori non sono assolutissimamente contenti di questa scelta fatta dall'amministrazione comunale. Io darei subito la parola a chi vuole iniziare per farci un quadretto iniziale. Allora, la signora Daniela Cappello, prego signora, prego a lei. Innanzitutto buonasera, mi presento, sono la rappresentante della Via Gela, della seconda. Noi siamo qui come rappresentanti con Nancy e Giacomo. Praticamente vi dico un po' tutto. Brevissimamente, sì, per farci capire un allora, po'. Noi abbiamo saputo di questa notizia l'ultimo giorno di scuola. Appresa questa notizia, giustamente le mamme ci siamo subito allarmate, perché è arrivata una bella bastonata in testa, perché noi già con i nostri figli siamo lì da parecchi anni, tant'è vero che già c'ho una figlia. Da due anni mi avete detto? Da due anni sì, però già c'è una figlia che andava in questo plesso e adesso è all'Alessio Narbone in seconda media. E ci siamo trovati bene a livello didattico con i professori, cioè veramente bene. Noi mamme subito abbiamo deciso di raccogliere delle firme per farle protocollare e mandarle al comune. Tutto questo è avvenuto in breve tempo, in brevissimo tempo, tutte concordano. La notizia è di pochi giorni fa. Sì, credo, di giusto? Pochi giorni fa. Tutte noi mamme, giustamente, ci siamo precipitate, chi più e chi meno si è messo d'accordo anche con altri genitori, abbiamo raccolto queste firme, ma non abbiamo avuto nessuna risposta. Dopodiché è arrivata la delibera che siamo stati accorpati al plesso Piero Gobetti, benissimo. E giustamente noi mamme ci siamo rimaste un'altra volta deluse, siamo andati alla villa, abbiamo deciso di fare dei cartelloni con dei bambini dove abbiamo scritto che la scuola non si tocca, non so se è stato visto su Facebook, che l'abbiamo pubblicizzato pure su Facebook, ma non ho, ecco, adesso qua scorrono queste immagini che noi ci trovavamo alla villa, ma nonostante tutto non è successo niente. Dopodiché abbiamo... Ma avete provato a parlare con l'amministrazione comunale? Perfetto, stavo dicendo questo. Abbiamo finalmente telefonato all'amministrazione comunale, una mamma di noi, che è in questo caso Nancy, ha chiamato, non so chi gli ha risposto, poi magari deciderà meglio lei, e gli è stato detto, gli è stato fissato l'appuntamento per l'11 di luglio, per noi mamme. Adesso noi dovremo proseguire e vedere tutto che il cosa resto. Accade. Sì. Nancy Cusumano, no? Cusumano, prego. Discorso di poco fa. Ecco, guardate la telecamera, io sarò simpatico, ma guardate la telecamera. È da due anni che siamo stati c'è stato un dimensionamento del nostro plesso, dalla Giovanni Pascoli siamo passati alla Narbone.
con degli esiti, fortunatamente per noi genitori e anche per i nostri bambini, positivi. Ad oggi non possiamo permettere che di nuovo questo plesso viene nuovamente accorpato a un'altra direzione, ma non perché non abbiamo fiducia in questa nuova direzione, nulla a togliere al lavoro degli altri, proprio perché noi in questi 2 anni abbiamo avuto degli esiti positivissimi e i nostri figli hanno già iniziato con le proprie maestre delle attività, che già sono avanti. Per esempio parliamo della classe prima, che già hanno approvato un progetto di bilinguismo. Loro stanno facendo 9 ore di inglese, questi bambini studiano 9 ore di inglese in prima. Abbiamo avuto la recita finale, i bambini di prima ci hanno lasciati scioccati dal fatto, ma noi non pensiamo che la nuova direzione non possa essere capace di darci gli stessi servizi. Il problema nasce che appunto ci saranno dei cambiamenti, questo è sicuro, in positivo o in negativo ci saranno, perché le direzioni hanno tra di loro mentalità diverse e noi non lo possiamo permettere, perché io parlo dal canto mio. Ho scelto quella scuola e ho scelto il preside anche perché per i servizi che forniva, e io dalla zona nuova mi sposto ogni mattina e porto 2 bambini facendo un giro lungo perché ho anche una figlia grande, e lì al plesso via Gela per i servizi e per le insegnanti. Quindi ad oggi, con quest'atto di forza che hanno fatto, perché noi genitori abbiamo saputo proprio alla fine dell'anno di questa scelta, ed è sbagliato, e c'è stato messo davanti come un atto di forza, è brutto da dire, però è stato così. Noi vogliamo, senza far rumore, far sentire le nostre motivazioni. Beh, oddio, se siete venuti qua, un po' di rumore però, c'è. Un rumore però tenue, elegante, fine, non un rumore assordante. Ma perché siamo venuti qua? C'è un motivo. Nella nostra petizione, dopo più di 300 firme raccolte dei genitori, abbiamo espressamente chiesto un incontro al sindaco, che non è avvenuto. Successivamente, successivamente giovedì c'è stata data la notizia che la delibera già era stata firmata. Perfetto. Era stata firmata. Al che abbiamo chiamato giovedì stesso e abbiamo detto che volevamo un incontro col sindaco per spiegare le nostre motivazioni. E volere delle delucidazioni, solo questo chiedevamo, perché siamo mamme, siamo genitori e i nostri figli non sono numeri. Perfetto. Noi non possiamo salvare, perché noi con le nostre scelte, essendo liberi cittadini, se un plesso fornisce dei servizi ottimi, io posso nuovamente chiedere un nulla osta e spostare i miei 2 bimbi. Io parlo sempre per una mia situazione personale, ma come me tante mamme della zona nuova, anche dalla contrada Rangasile, si spostano per portare i propri figli in quella scuola. Ci sarà un motivo, e questo io lo faccio, lo dico anche alle altre direzioni, nulla me ne vogliano. Per questo motivo cercate di copiare le cose che funzionano, non di togliere alle cose che funzionano. Dobbiamo copiare. Quando una cosa funziona non va toccata, non va minimamente toccata. E poi toccate in questo modo. Io non voglio entrare in dinamiche politiche, in situazioni di invidie e quant'altro, perché a noi non interessa. Noi siamo qui perché il plesso funziona e non vogliamo. Il nostro plesso è un plesso fantastico ed è una famiglia diventata. Sì, cioè. Le insegnanti tra di loro collaborano, i nostri bimbi non hanno una classe sola. Ma tutte gli insegnanti non resterebbero sempre gli stessi? No, molte insegnanti possono decidere. A questo mi aggancio e faccio una precisione personale sempre. Il fatto di scrivere che le nostre insegnanti potrebbero peccare di sensibilità se cambiano il plesso è una cosa scandalosa. Perché? In questo caso, facendo quest'atto di forza, se peccato di sensibilità o se peccato di forza,
perché state mettendo la gente con le spalle al muro, cioè non siamo più liberi cittadini, dobbiamo stare a una cosa già decisa, sia noi, e io mi permetto di dire, e sia le insegnanti, perché può essere che queste insegnanti non decidano di cambiare plesso, io non lo so, non le ho sentite e spero a questo punto, ma se la mia insegnante, le mie insegnanti cambiano plesso, io sono disposta a cambiarla con loro, perché ripeto, io ho scelto la scuola per l'insegnante. Scusami se ti interrompo Nancy, anche perché alcuni bambini e vari bambini, cominciando da mio figlio il primo, mi dice mamma io seguo la mia maestra, mamma io sono affezionata ai miei compagnetti, perché loro ci mettono il cuore. Ma dico, sono può bambini. Essere, potrebbe faccio l'avvocato essere. Del diavolo. Che gli insegnanti restano là, giusto? No, però c'è una forma, noi nella nostra ignoranza non sappiamo. Sappiamo che esistono delle dinamiche dove ci sono delle graduatorie, che nel plesso a lungo andare maestre potrebbero acquisire. Quindi perché togliere libero arbitrio a queste maestre? È anche cattivo dirlo, le nostre maestre hanno una sensibilità e amano i nostri figli come se fossero loro. E anche i nostri figli sono frustrati. Appunto per questo noi siamo qui a lottare, perché il plesso funziona e il plesso non si tocca. E un'altra cosa, non hanno la certezza che questi iscritti, perché hanno fatto dei nostri figli un numero, non hanno la certezza che i nostri figli completano quel numero mancante alla Gobetti, e ripeto, non è un attacco alla Gobetti, poteva essere qualsiasi altra direzione. Questa certezza non ve la diamo, perché dal momento che le cose vengono cambiate, la qualsiasi cosa, la formula più banale della scuola, io sono disposta a cambiare mio figlio, perché io salgo dalle Balatazze per accompagnare i miei figli, faccio tanta strada, quindi non mi sposta niente cambiarlo in un'altra scuola. Scusami, mi aggancio un attimino al discorso di lei. Mi veniva da due parole, fatele dire al papà. Sì, certo, dico questo e mi fermo. Dico questo e mi fermo e lascio la parola al papà. Lascio la parola al papà. È una cosa di genere, diciamo. Dicevo, giustamente, i nostri figli andranno in quarta, perché questo accorpamento avverrà nel 2018-2019, no quest'anno. Teoricamente dice c'è molto tempo. Sì, teoricamente c'è del tempo. I nostri figli proseguiranno giustamente alla Lesso Narbone, come quindi ha fatto la grande. Cioè, questi iscritti non li avranno comunque. Non ce li hanno assicurati. Non ce li hanno. Chiudo. Passo la parola al papà. Giacomo, Malfa. Malfa. Finalmente prego. Mi fanno parlare. Ma io dico, cioè, così. Tra due donne non posso. No, ho capito. Allora, io volevo dire che noi siamo, almeno io rappresento quella categoria di genitori. Scusa, plesso di Via Gela i ragazzi sono medie, elementari, cosa sono? Allora, una prima, una seconda, una terza, una quarta, una quinta e asilo. Stop. Ah, quindi sono allora, intorno ai bambini dovrebbero essere 100-120 in totale. Sì. No, vabbè, voglio dire, un'età molto critica. Sì, diciamo, sì, sì. Ecco, perfetto. Un'età molto critica. Non erano grandicelli. Essendo un papà con un bambino con disabilità, nello specifico autismo, mi sono trovato una mattina a sapere questa cosa e mi ricollego a Nancy quando dice che i bambini hanno bisogno del loro punto di riferimento. Quel punto di riferimento sono le maestre. Se ha dei bambini tipo quello mio o altri, perché ci sono tantissime famiglie in questo complesso Via Gela che purtroppo hanno bambini con disabilità, quando va a mancare una figura così importante, già togli moltissimo a loro. In più, questo plesso, la Lesso Narbone... Però state mettendo le mani avanti, voglio dire, no? Noi non sappiamo cosa troveremo in futuro. Ho capito. Quindi è giusta la nostra preoccupazione. Dovremmo lasciare, dici, il certo per i ragazzi, per l'incerto. Certo. È giusta la nostra preoccupazione. Giusto. Siamo genitori. Legittimo. I progetti per i nostri bambini sono... Per quanto riguarda Lesso Narbone, sono soprattutto quello che a noi interessa è l'inclusione. Loro si basano molto sull'inclusione. Ad esempio è partito adesso un GREST SMINI, dove appunto si intitola I come inclusione, dove io sono andato a vedere l'inaugurazione e devo dirle che è bellissimo vedere i bambini... Sicuramente i SMINI alla scuola, diciamo. Sì. È bellissimo vedere i bambini con disabilità che ridono, scherzano, giocano insieme ai bambini normodotati. E questo va un gran merito a questa scuola, perché sta credendo in questa inclusione. In più i nostri figli hanno anche diritto, grazie sempre alla Lesso Narbone, della stanza multisensoriale.
che vanno là insieme alla maestra una volta alla settimana, insieme alla maestra di sostegno. Io sinceramente mi sono svegliato una mattina e mi hanno detto: guarda, c'è stata questa delibera, quindi forse tuo figlio perderà, come chiamo io, un progetto di vita, perché io lo chiamo progetto di vita, quindi perderà, può darsi che potrà perdere tutto ciò, il che mi sono abbastanza arrabbiato, perché quando io penso che tu in un giorno mi togli tutto ciò, e poi noi siamo sempre della scuola, parlo sempre del complesso di Via Gela, abbiamo un buco che adesso è diventato una voragine, proprio a due passi dalla scuola, e pensiamo che ogni giorno uscendo da quella scuola i nostri figli possano farsi male, possano cadere là dentro. Ma è una cosa che c'è da tantissimo questa tempo. È una cosa, e purtroppo è questa ne la cosa. Ne sento parlare sempre. Da anni c'è questa cosa. È vero. Quindi curate prima le cose che vengono, che sono, che gli abbiamo chiesto noi da anni. Perché almeno si parla di due anni. Sì. Non possono neanche scuola, passare le macchine da là. Attaccato. Non possono passare le macchine, i nostri bambini rischiano ogni giorno la vita passando da là. È una svista. Ora io dico, se sono due anni che voi non ci ascoltate, come mai di punto in bianco una mattina noi ci alziamo e ci avete cambiato tutto? Si ricordano? Vorrei capire certo. Questo. Siete numeri. Siamo numeri. Sì, ecco, perché non lo siamo dei numeri. Ma non noi, i nostri figli. La cosa è ancora più grave. Spieghiamo questa rappresentazione. Giacomo, spiegalo. Questa rappresentazione nasce dal fatto che il grembiule sono i nostri bambini. I numeri sono quelli che... sono i grembiulini della missione della... Abbona. Sì. Quelli colorati sono... una domanda banale. Che fine faranno? Ah, no, I grembiulini. Ecco. Che facciamo? Sono... ma gli altri plessi hanno questi grembiulini? No, è una divisa. E noi l'abbiamo accettata. Sto pignataro però. Ha un costo, ma noi l'abbiamo accettata perché è una cosa splendida. Ma quanto ne pensa? Diciamo, quanto questo ne caso... Guardi, non Pignataro come persona, persona umana. Io le faccio solo un esempio, io non voglio parlare di Pignataro come preside, come politico, come ex sindaco, a me non importa. Io le faccio un esempio di Pignataro come persona umana. Io ho incontrato Pignataro in un'occasione, si è ricordato di una bambina della classe seconda che ha fatto una recita alla materna. Cioè di una recita alla materna a Sant'Orsola, lui si è ricordato di questa bambina. Questo a noi mamme ci rassicura tantissimo. Certo. Ci rassicura tantissimo. Ed è una persona che nonostante tutti i plessi, nonostante tutti i plessi che ha, quotidianamente ogni 15 giorni è davanti Via Gela, pronto a rimproverare chi come me arriva in ritardo. Ma io non dico sempre, riagganciamoci al fatto che la Piero Gobetti sarà la stessa, cioè noi avrà un preside, però perché cambiare le cose che funzionano? Io penso che loro un altro cavillo, un'altra situazione potrebbero aggiustarla, quella della Piero Gobetti, con un'altra cosa. Mettere le mani così, ma poi esplicitamente chiedere di accorpare Via Gela, cioè esplicitamente. Sì, esplicito. Io voglio capire perché questo richiederlo proprio. E poi, non tenendo neanche in considerazione che l'istituto, il consiglio d'istituto Narbone ha. Se sta ferma, perfetto. Sì. Ecco, hanno espresso il loro no, gli insegnanti, il preside. E loro non l'hanno neanche messo in considerazione. Ma poi la mancanza di rispetto di fare il tutto alla fine dell'anno e non permettere la scelta di nessuno. Non siete stati interpellati. Completamente. Sentiti, anche, guardi la petizione. Ma ci sono anche tutte le firme, oltre 300 firme. Di tutti i genitori che immediatamente concorde. In 24 fatto. Ore. Immediatamente. E sono più di 300. Non sono state neanche. La popolazione scolastica a Gela quanti sono? In Via Gela quanti sono? Beh, allora si parla. Per loro di 80 iscritti, io non lo so da 100, intorno ai 100. Intorno ai 100, non più di 100 comunque. E loro, però accorperebbero un altro plesso che adesso non tengo qui a precisare. E io non capisco, ripeto, questa presa di posizione nei confronti nostri. E a ciò mi leggo di nuovo a Giacomo e dico che i nostri figli hanno intrapreso delle cose bellissime, bellissime veramente. Questo plesso ci rassicura tantissimo. Noi non vogliamo che le cose cambiano e
non permetteremo che le cose cambiano, perché se dovessero cambiare, sappiate che per quanto riguarda molte di quelle mamme, potete trovare le aule vuote. Anche perché è un plesso funzionale, quindi ottimo. Quando funziona, infatti come diceva prima, vengono genitori da tutta Caltagirone. Sì, sì. Io quello che volevo dire riguardo a questi numeri, questi numeri sono i numeri di ogni scuola. Se non mi sbaglio c'è la Vittorino, sì. C'è Alessio Narbone, quali sono? 603 chi sono? 603 sono la Piero Gobetti. Ah, quella, sì, quella praticamente, che ha bisogno di sostegno. Perfetto. 1246 sono praticamente quelli della Alessio Narbone, ah. Poi abbiamo gli 888 888. Della Vittorino da Feltra. E poi abbiamo l'ultimo, che è quello là, 1105, che è quello della 888 Montessori. Sì. Vabbè, poco cambia, diciamo. Comunque, sono semplificative dei quattro punti. Noi abbiamo proprio attaccato questi numeri nei grembiulini perché riteniamo che i nostri bambini non sia stato ritenuto il fatto che le loro esigenze, quali siano le loro esigenze, i loro bisogni, li hanno trattati secondo me come numeri. Nel senso che hanno visto che mancavano bambini in questa scuola, come numero sempre, e hanno deciso di togliere il numero più grande e darlo a quello più piccolo, senza ritenere conto delle esigenze dei bambini, venendo a casa nostra e dicendoci quello che dobbiamo fare. Per le loro esigenze, che poi personali avranno, giustamente, sarà una cosa nazionale, non so adesso... Sarà una cosa solo di Caltagirone? Adesso in questo caso è una cosa solo calatina, caltagironese, diciamo. Certo. Credo sia un'esigenza del genere. Per fare un esempio breve, hanno preso la Narbona e gli hanno staccato un braccio. Di forza. Noi siamo presi di forza. E questo non e è così possibile. Staccheranno pure l'altro. E poi è anche una formula strategica, perché farlo alla fine dell'anno... E far sì non dare neanche un incontro ai genitori che ti hanno... Cioè un coinvolgimento dei genitori, non c'è stato. Non hanno tenuto neanche il fatto, questa è una cosa che devo precisare, perché molte come me vengono dalla zona nuova, ma molte sono del centro storico. Come io. E quindi spostando la sede della direzione alla Piero Gobetti, molte mamme del centro storico, che in questo caso molte accompagnano i figli anche a piedi, devono prendere un mezzo e farsi discendere alla Piero Gobetti. Nel caso della Narbone si fa la segreteria, si sale a piedi e si sistema il tutto, cioè sono delle cose strategiche. La Viagella fa parte del centro storico, non fa parte di una zona nuova. E anche lì io vorrei spiegazioni, perché prendere una sede del centro storico e non una della zona nuova? Niente, cioè, tutte queste spiegazioni ad oggi le avremo al finalmente. Al buio di tutto, come se le mamme dovevamo solamente se avessero acconsentire. Preso i semini, per esempio. L'hanno fatto, c'è stata questa cosa, hanno provato, ma le mamme si sono ribellate, non capisco perché sempre con l'Alessio Narbone. Ma è successo l'anno scorso, 2 anni fa. Ora, la prossima volta a chi capiterà? A Sant'Orsola. Qua c'è un gioco per i bimbi, qua toccate bimbi, qui no, famiglie, perché chi come noi ci impiega del tempo e ci tiene, perché tiene a sapere i propri figli con chi stanno 5 ore al giorno. Certo. Dovete tenerci in considerazione, qui state strappando i nostri figli, qui state prendendo con forza i nostri figli perché per stanno fare più numero. Con gli insegnanti chiaro. A casa i bambini apprendono molto dagli insegnanti. E poi la zona del centro storico, queste sono delle statistiche, ha poche nascite, quindi avendo poche nascite a livello statistico si pensa in un futuro che la Narbone avrà pochi iscritti, se loro pensano di fare una strategia. Non è una strategia questa non è assolutamente una strategia. Allora, l'appuntamento l'avete giorno 11, martedì, sì, 11. Martedì 11, avete di mattina? Con il pomeriggio. Nel primo pomeriggio con il sindaco. Benissimo, io sono convinto che il sindaco vi ascolterà e avrà noi buone vogliamo ragioni. Fare, ripeto, rumore, però un rumore tenue, leggero, sì, educato, anche e perché non vogliamo togliere nulla all'altro plesso, né ai professori né al plesso. Ieri educatamente ci siamo presentate in rappresentanza poche mamme al consiglio comunale.
Educatamente. E che è successo? Un consigliere comunale ha preso a cuore la nostra storia perché ha saputo che il sindaco nostro, il sindaco Ioppolo, ha risposto a noi genitori con un messaggio sul suo Facebook privato. Un bel modo di fare comunicazioni, sì, dicendo di stare tranquilli e dicendo che è coscienza delle insegnanti e sensibilità delle insegnanti non cambiare plesso. Ecco, noi ci siamo sentiti un pochettino amareggiati da questa cosa, perché se noi ti chiediamo da cittadino un incontro... Però gli insegnanti sono liberi di fare la propria scelta. Penso che siano liberi cittadini. Ma come con tutti i buoni auspici che può avere il sindaco, ovviamente è chiaro che gli insegnanti, sensibilità o no, faranno le proprie scelte. La scelta che ritengono. Quindi quella del sindaco può essere una pia, un bio auspicio, diciamo, ecco. Io volevo concludere, intanto scusate per il microfono. Se non lo tocchi va benissimo. Già ho provato prima a romperlo, forse ci sono riuscito. Bravissimo. E volevo concludere dicendo che noi abbiamo la massima solidarietà per la scuola Piero Gobetti. Anche noi siamo solidali con loro, non vogliamo essere contro di loro, ci tenevo a precisarlo. Siamo con loro, però dobbiamo tenere conto che anche alle nostre esigenze. Niente, è solo questo. Sì, anche perché noi come loro 2 anni fa abbiamo subito un dimensionamento e quindi possiamo capire cosa significa per un plesso avere delle difficoltà. Capisco perfettamente. Allora, assumiamo un impegno. Giovedì prossimo, il primo pomeriggio, avete questo incontro con il signor sindaco. Allora vi aspetto di sera qui di nuovo e così cercheremo di capire cosa ne è venuto fuori, diciamo, giusto? Per cui, ecco, però mi piace, diciamo, anche questa rappresentazione dei grembiuli dei ragazzi con i numeri. I ragazzi non sono numeri che in blocco si possono decidere di spostare a destra e a manca. E neanche, mi sembra appunto, un pio auspicio che praticamente che possa essere affidato al pio auspicio, praticamente che gli insegnanti restino in una situazione, quindi determinare uno status quo. Ma è un punto interrogativo, naturalmente, giusto? Per cui questa garanzia non c'è assolutissimamente. Ma voi non avete avuto modo di sentire gli insegnanti, confrontarvi? No, perché niente. Questa cosa, ripeto, è avvenuta l'ultimo giorno di scuola. E perché proprio l'ultimo giorno di scuola? Non lo sappiamo neanche noi. Ma ora non vi stancate durante il periodo estivo, pensate, vi distraete? Per i figli non si stanca. No, perché probabilmente l'auspicio è questo, no? Per i figli non ci stancheremo mai. Loro pensavano che eravamo tutti in ferie, no? La scuola non si tocca. Ma io vi vedo già abbronzati. Comunque, sì, la signora Daniela. No, l'impegno è un altro. Quello diciamo è un'altra cosa. Trovare il tempo per i nostri figli si trova il tempo. Mi sembra giusto. Un'ottima scuola come è stata fino ad oggi deve rimanere. E noi la ringraziamo in tutto ciò per averci dato voce. No, ma figurarsi, per noi è un dovere. Non mi piacciono queste cose. Qui vabbè, è la casa dei Calatini, come abbiamo detto. Grazie va bene, mille. Va bene, in bocca al lupo, siamo qui. Vi aspetto martedì prossimo. Grazie mille. Al solito orario per cercare di informarci su quanto il sindaco vi ribadirà o se sarà lì ad ascoltare anche le vostre istanze, a valutarle, come credo che responsabilmente un sindaco debba necessariamente fare, assolutissimamente. Bene, in bocca al lupo, grazie a Daniela Cappello, a Nancy Cusumano, facevo il cavalleria, e a Giacomo Melfa, in bocca al lupo. Malfa, qual è la differenza tra Melfa e Malfa? Basta cambia, non c'è un codice fiscale. Già certo, io non ci avevo pensato a questo. In bocca al lupo, ci vediamo alla prossima. Grazie, buon lavoro, grazie. Pausa pubblicitaria, ci vediamo dopo.